dichiarazioni l'Italia è stata chiara sin dall'inizio. Noi non poniamo alcun tipo di veto e crediamo fortemente nel fatto che le sanzioni siano l'unico strumento pacifico che abbiamo per portare Putin al tavolo e negoziare un accordo di pace. E questo sesto pacchetto sanzioni che si sta scrivendo e che si sta approvando deve essere approvato il prima possibile. Noi dobbiamo approvarlo il prima possibile perché dobbiamo continuare a dare un chiaro segnale a Putin e alla sua economia che noi condanniamo fortemente la sua invasione dell'Ucraina e crediamo che indebolendolo economicamente saremo in grado di convincerlo a venire a tavolo e a raggiungere un accordo di pace. Quello che è chiaro ed evidente è che l'Unione Europea, a mio parere, deve continuare a costruire il suo futuro. E se parliamo del futuro dell'Unione Europea, dobbiamo superare la regola dell'unanimità che oggi permette ad un solo paese di bloccare qualsiasi decisione per cui tutti gli altri sono d'accordo. La regola dell'unanimità in questo momento è una regola che sta, ad esempio, fermando col veto di un solo paese il sesto pacchetto sanzioni. Quindi dobbiamo continuare ad investire in quel processo che viene fuori anche dalla conferenza sul futuro dell'Europa e fare una riforma dei meccanismi decisionali dell'Unione Europea il prima possibile. Fratelli d'Italia in aula comunque c'era perché si votava una nostra mozione. Poi ovviamente se siamo noi che dobbiamo garantire la presenza per l'approvazione dei decreti di un governo che ha il 95% di parlamentari a sostegno della sua maggioranza, questo non ci si può chiedere. Credo che i problemi ce li abbia una maggioranza che ormai mi pare abbastanza a pezzi. Lollobrigida ha parlato di governo al capolinea. Ma guardi, il governo già non nasceva bene, perché vede, nel nostro sistema, diciamo così, costituzionale democratico, di solito tu hai un Parlamento che regge il governo, in questo caso tu hai un governo che regge il Parlamento. E quindi le cose, diciamo, a monte non è che nascono benissimo. Mi pare che ormai ci sia una difficoltà enorme, perché appunto anche su un decreto come quello di oggi, che è un decreto nel quale anche ci sono delle cose importanti, noi abbiamo contestato il fatto che si usasse, diciamo, il tema dell'Ucraina per infilarci dentro cose che non c'entravano assolutamente nulla, ma c'erano anche delle materie importanti e la maggioranza evidentemente o è troppo distratta oppure qualcuno sta dando dei segnali. Quei segnali sono di nervosismo, ma per me è una buona notizia se il governo va a casa. La guerra in Ucraina sta aggravando gli ostacoli della crescita nell'Unione Europea. La Commissione, per questo, nelle previsioni economiche di primavera ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita e al rialzo quelle dell'inflazione. La crescita del PIL reale sia nell'Unione Europea che nella zona euro è ora prevista al 2,7% per il 2022 e al 2,3% per il 2023, in calo rispetto al 4% e al 2,8% delle previsioni d'inverno. Il maggior impatto negativo sull'economia mondiale e su quella dell'Unione è legato ai prezzi delle materie prime energetiche che hanno subito pressioni al rialzo e un incremento della volatilità a causa dell'incertezza sulle catene di approvvigionamento. Questo vale per i prodotti alimentari e altri beni e servizi di base, per i quali le famiglie hanno riscontrato un calo del loro potere d'acquisto. L'inflazione ha ripreso slancio dall'inizio del 2021, passando dal 4,6% su base annua nell'ultimo trimestre del 2021 al 6,1% nel primo trimestre del 2022. Ad aprile, l'inflazione complessiva nella zona euro è salita al 7,5%, registrando il massimo storico dell'unione monetaria, mentre secondo le previsioni nel 2022 si attesterà al 6,1%, per poi scendere al 2,7% nel 2023. Quello che si prepara alla nuova crisi è comunque un mercato del lavoro solido. Nel 2021 l'economia dell'Unione ha visto la creazione di oltre 5,2 milioni di posti di lavoro. Sono incoraggianti i segnali che arrivano sul fronte dei consumi ad aprile. Secondo l'analisi dell'osservatorio Confimprese e Ypsilon, il totale mercato chiude a meno 9% rispetto allo stesso mese del 2019, ultimo anno pre-pandemia. Un trend di miglioramento nonostante la situazione geopolitica, da ricondurre principalmente a tre fattori. La ripresa del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione sceso all'8,5%, i risparmi forzosi delle famiglie italiane, rimasti intatti durante la pandemia, che ora sono disposte a spendere per superare le scarsità imposte dal periodo recente e, infine, l'allentamento delle restrizioni sanitarie legate a una voglia di normalità che spinge i consumi.
Tuttavia, nel primo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo 2019, il mercato perde ancora terreno e chiude a meno 16%. Nei settori merceologici si raggiungono i livelli pre-pandemia con il retail, non food, che chiude il mese di aprile a più 4,9% e la ristorazione a più 0,9%. Non c'è ancora ripresa per abbigliamento accessori, inflessione del meno 20,1%. Nei canali di vendita continua il buon andamento dello shopping di prossimità, mentre prosegue la flessione di outlet, centri commerciali e high street. A livello di aree geografiche si segnala ancora un buon andamento del sud, che consolida i consumi a più 1%, seguito da centro e da nord-ovest. Permangono segnali di sofferenza per il nord-est. Una giornata importante per il gruppo, presentiamo un piano industriale che abbiamo definito tempo nuovo, nel senso che parte una nuova fase, auspicabilmente con la pandemia alle spalle e speriamo a breve anche con le tragedie che ci circondano. È un piano che ha un respiro decennale, avrà come obiettivi quello di contribuire alla decarbonizzazione, alla trasformazione diciamo, energetica e infrastrutturale del nostro Paese. Lanciata dal Piano Nazionale di Resilienza, lanciata dagli investimenti che l'Europa e il nostro governo sta mettendo sul tavolo. Quindi 10 anni per realizzare investimenti complessivi per circa 190 miliardi di euro, per raggiungere una quota di mercato di trasporto merci su rotaia pari al 20%, cioè quindi raddoppiare la quota attuale. Noi abbiamo il 50% di questo 20%, quindi passeremo dal 5 al 10, ma nella sostanza vogliamo spingere sul trasporto merci su rotaia perché contribuirà a ridurre evidentemente le emissioni. Lavoreremo per facilitare il trasporto collettivo verso l'utilizzo dell'auto privata e abbiamo quindi un orizzonte di 10 anni che ci consentirà di cominciare a incidere mettendo a disposizione 20% in più di capacità disponibile di trasporto treno. Come lo facciamo tutto questo? Lo facciamo intanto riorganizzandoci in casa, ammettendo a fattor comune i mestieri che già facciamo e riorganizzandoli e riordinandoli, creando 4 poli sostanzialmente. Un primo polo sarà focalizzato sulla progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie e stradali, supportati da una grande società di ingegneria che è Italferr. Ci sarà un polo focalizzato sul trasporto passeggeri, dove avremo trasporto passeggeri sia su rotaia che su gomma. L'obiettivo è quello di rendere sempre più sinergici queste due forme di trasporto, definendole trasporto collettivo verso un trasporto individuale. Terzo polo sarà caratterizzato dalla logistica, che avrà il compito di agire come operatore di sistema e non solo di puro fornitore di un servizio o di un trasporto merci. Quarto punto, che riguarda il polo abbiamo definito urbano, in realtà ha l'obiettivo di ridefinire gli spazi che Ferrovie ha a disposizione, che non sono utilizzate dalle tratte principali, nell'ottica di rigenerazione urbana, di creazione di parcheggi, ma anche di valorizzare gli spazi non utilizzati per produrre energia. E qui viene l'altro grande obiettivo che ci siamo dati, e cioè di renderci autonomi dal punto di vista dei consumi energetici per il 40%. Un tour nazionale per portare le emozioni del padel in giro per l'Italia, il sostegno a 6 centri padel e la scelta di 2 ambassador, Lorenzo Di Giovanni, numero 1 del ranking italiano FIT, e la campionessa Emily Stellato. Banca Generali Private rafforza il suo impegno nel mondo dello sport e abbraccia il padel. A Milano ha lanciato il progetto It's Padel Time. Proprio la volontà di essere vicini al territorio per una crescita sostenibile ci ha portato a guardare una serie di sport che hanno questa attinenza e il padel è quello che ci è piaciuto di più per i suoi tassi di crescita, per la vicinanza proprio alla comunità, perché sta esplodendo ovunque e perché avvicina tante persone diverse. Quindi per queste caratteristiche ci è piaciuta la sua finalità così ampia e la possibilità proprio per noi di trasmettere i nostri valori, di avvicinarci anche a un valore sul territorio. Un gioco molto immediato, per cui chiunque che insomma prende la racchetta in mano riesce immediatamente a divertirsi, perché diciamo dal punto di vista tecnico per iniziare è molto semplice colpire la palla, ma è molto più facile iniziare subito a divertirsi colpendo tante palline e facendo da subito una partita. E prende tantissimo perché è uno sport molto tattico, per cui prende proprio la testa, diciamo. Cosa serve all'Italia per affermarsi ancora di più nel padel? Questa è una generazione che, come tutti i percorsi sportivi di talento, sarà quelli che saranno i precursori per aprire alle nuove generazioni che potranno dire la loro anche a livello internazionale.
perché è uno sport molto giovane, in Italia appena arrivato. Se pensate che Lorenzo Di Giovanni, che è il numero uno, ha cominciato a giocare solo 4 anni fa, e quindi potete immaginare, no, la possibilità di crescita che può avere i nostri talenti, che cominciano invece magari a 15-16 anni, che stanno cominciando adesso. Presidente, Gallerie d'Italia finalmente anche a Torino, una grande apertura, un messaggio in questo momento assolutamente ottimistico e positivo. Sì, il messaggio è positivo perché noi abbiamo deciso di fare questo investimento 4 anni fa e lo abbiamo portato avanti, lo abbiamo concluso nei tempi previsti e nei modi previsti, nonostante la pandemia e la guerra. Questo dimostra, come ha detto Carlo Messina, che quando si ha l'organizzazione e quando si hanno le persone giuste si riescono a raggiungere gli obiettivi. Questo è anche un insegnamento per il nostro paese, per l'Italia. Noi abbiamo le persone giuste in Italia, lasciamole lavorare, aiutiamole a lavorare, aiutiamo quelli che hanno dei problemi a superarli. Lo possiamo fare, è ora di farlo. Capiamo che ci sono all'orizzonte dei problemi ancora più importanti, che sono quelli del cambiamento climatico. Cominciamo a risolvere immediatamente quelli che possiamo risolvere subito, che sono per esempio i problemi di un'Europa unita, i problemi di un rapporto con gli altri paesi del mondo. La voglia di vacanza vince su tutto. L'indice di propensione al viaggio torna allo stesso livello pre-pandemia e 23 milioni di italiani tra i 18 e i 74 sono intenzionati a partire nel periodo estivo, anche se in uno scenario caratterizzato da una certa volatilità. Infatti, di questi 23 milioni, solo 4 su 10 hanno già prenotato un viaggio, mentre per i restanti rimane per ora solo l'intenzione, che probabilmente si tradurrà in una prenotazione tardiva, se non addirittura last minute. Questi i principali risultati che emergono dall'osservatorio Confturismo Confcommercio nella rilevazione di fine aprile. Da un lato, quindi, si assiste ad un vero e proprio nuovo stile di vacanza all'insegna della libertà di scelta e di cambiare idea. Dall'altro, si avverte un segnale di forte cautela da parte della domanda, anche perché ben 6 italiani su 10 si dichiarano preoccupati per le conseguenze dell'inflazione e del caro energia. In cima alle classifiche delle preferenze di vacanza c'è, come da tradizione, il mare, seguito dalla montagna e dall'esperienza culturale, in città e luoghi d'arte che includono i piccoli borghi. In aumento anche il raggio degli spostamenti, che di norma è indice di una maggiore propensione alla spesa. L'85% degli italiani sceglierà mete nazionali, in 6 casi su 10 al di fuori della propria regione, mentre il restante 15% programma un viaggio all'estero, che, per più dei 2/3, sarà in Europa. Per la vacanza principale, quella di 7 giorni o più a destinazione, gli intervistati dichiarano che spenderanno in media 1.080 euro, che si riducono a poco più di 600 euro per i break di durata inferiore da 3 a 7 giorni. Il Milan ha messo le mani sullo scudetto. Non l'ha vinto per l'aritmetica, ma per perderlo dovrebbe capitolare sul campo del Sassuolo. Leao e Hernandez, galoppata alla UEA e gol, hanno deciso la sfida con l'Atalanta. L'Inter è passata a Cagliari, dove Lautaro, doppietta, ha fatto la parte del Leone, giungendo a quota 21 gol. Contestazione in casa rossoblù. Il Napoli ha conquistato il terzo posto e salutato Insigne con una commovente passerella. Nella corsa per l'Europa, la Lazio, in recupero con la Juve, cercherà di rafforzare la propria posizione anche senza Immobile. Sarri torna a Torino. Per i bianconeri, un saluto poco glorioso al proprio pubblico. Addio di Chiellini e Dybala. La Roma, con il pareggio contro il retrocesso Venezia, corre qualche rischio. La Fiorentina affronterà nel posticipo una Samp già salva. Squalificato Amrabat, in campo Torreira. Vittorie significative del Torino a Verona e del Sassuolo nel derby col Bologna. Scamacca e Berardi capolavori. Per lo Spezia, salvezza senza problemi, con successo a Udine. Nella corsa per restare in A,
La Salernitana, che ha pareggiato a Empoli sbagliando il rigore decisivo, si salverà battendo l'Udinese. Un finale coi brividi. Il derby scudetto felicemente continua, riportando nel campionato, come tanto tempo fa, quella spinta agonistica che ha sempre qualificato il calcio italiano. Dopo gli anni della Juventus, che ci ha costretto a godere un solo spettacolo senza alternative, ecco che Milan e Inter stanno dando vita al finale di un duello travolgente. Molto bello tutto quello che si è visto, molto bello ed emozionante ancor di più sarà quello che vedremo nei prossimi 90 minuti. Il giudice primo di questo finale di campionato sarà il Sassuolo, la squadra che il grande Squinzi si è inventato, il grande Squinzi che era un tifoso rosso-nero di primo livello, e quindi si potrà vedere che cosa opporranno gli emiliani allo strapotente Milan. Da parte sua l'Inter se la vedrà con la Sampdoria e non credo che le si debba immaginare delle grandi difficoltà. Ecco, il finale di campionato, ripeto, è bellissimo. Peccato che ci siano alcuni momenti di commossa amarezza. L'addio di Insigne, che se ne va nella casetta in Canada. La lettera di commiato di Dybala, che io mi auguro possa restare per sempre nel calcio italiano, tant'è prezioso. La caduta del Genoa, l'antichissimo, il nonno del campionato, che si ritrova in Serie B e al quale diciamo con tutto il cuore arrivederci in Serie A. L'Italia è stata chiara sin dall'inizio, noi non poniamo alcun tipo di veto e crediamo fortemente nel fatto che le sanzioni siano l'unico strumento pacifico che abbiamo per portare Putin al tavolo e negoziare un accordo di pace. E questo sesto pacchetto sanzioni che si sta scrivendo e che si sta approvando deve essere approvato il prima possibile. Noi dobbiamo approvarlo il prima possibile perché dobbiamo continuare a dare un chiaro segnale a Putin e alla sua economia che noi condanniamo fortemente la sua invasione dell'Ucraina e crediamo che indebolendolo economicamente saremo in grado di convincerlo a venire a tavolo e a raggiungere un accordo di pace. Quello che è chiaro ed evidente è che l'Unione Europea, a mio parere, deve continuare a costruire il suo futuro. E se parliamo del futuro dell'Unione Europea, dobbiamo superare la regola dell'unanimità che oggi permette ad un solo paese di bloccare qualsiasi decisione per cui tutti gli altri sono d'accordo. La regola dell'unanimità in questo momento è una regola che sta, ad esempio, fermando col veto di un sol paese il sesto pacchetto sanzioni. Quindi dobbiamo continuare ad investire in quel processo che viene fuori anche dalla conferenza sul futuro dell'Europa e fare una riforma dei meccanismi decisionali dell'Unione Europea il prima possibile. Fratelli d'Italia in aula comunque c'era perché si votava una nostra mozione. Poi ovviamente se siamo noi che dobbiamo garantire la presenza per l'approvazione dei decreti di un governo che ha il 95% di parlamentari a sostegno della sua maggioranza, questo non ci si può chiedere. Credo che i problemi ce li abbia una maggioranza che ormai mi pare abbastanza a pezzi. Lollobrigida ha parlato di governo al capolinea. Ma guardi, il governo già non nasceva bene, perché vede, nel nostro sistema, diciamo così, costituzionale democratico,
di solito tu hai un Parlamento che regge il governo, in questo caso tu hai un governo che regge il Parlamento, e quindi le cose, diciamo, a monte non è che nascono benissimo. Mi pare che ormai ci sia una difficoltà enorme, perché appunto anche su un decreto come quello di oggi, che era un decreto nel quale anche ci sono delle cose importanti, noi abbiamo contestato il fatto che si usasse, diciamo, il tema dell'Ucraina per infilarci dentro cose che non c'entravano assolutamente nulla, ma c'erano anche delle materie importanti, e la maggioranza evidentemente o è troppo distratta, oppure qualcuno sta dando dei segnali, e quei segnali sono di nervosismo, ma per me è una buona notizia se il governo va a casa. La guerra in Ucraina sta aggravando gli ostacoli della crescita nell'Unione Europea. La Commissione per questo nelle previsioni economiche di primavera ha rivisto al ribasso le prospettive di crescita e al rialzo quelle dell'inflazione. La crescita del PIL reale sia nell'Unione Europea che nella zona euro è ora prevista al 2,7% per il 2022 e al 2,3% per il 2023, in calo rispetto al 4 e al 2,8% delle previsioni d'inverno. Il maggior impatto negativo sull'economia mondiale e su quella dell'Unione è legato ai prezzi delle materie prime energetiche, che hanno subito pressioni al rialzo e un incremento della volatilità a causa dell'incertezza sulle catene di approvvigionamento. Questo vale per i prodotti alimentari e altri beni e servizi di base, per i quali le famiglie hanno riscontrato un calo del loro potere d'acquisto. L'inflazione ha ripreso slancio dall'inizio del 2021, passando dal 4,6% su base annua nell'ultimo trimestre del 2021 al 6,1% nel primo trimestre del 2022. Ad aprile, l'inflazione complessiva nella zona euro è salita al 7,5%, registrando il massimo storico dell'unione monetaria, mentre secondo le previsioni nel 2022 si attesterà al 6,1%, per poi scendere al 2,7% nel 2023. Quello che si prepara alla nuova crisi è comunque un mercato del lavoro solido. Nel 2021 l'economia dell'Unione ha visto la creazione di oltre 5,2 milioni di posti di lavoro. Sono incoraggianti i segnali che arrivano sul fronte dei consumi ad aprile. Secondo l'analisi dell'osservatorio Confimprese e Ypsilon, il totale mercato chiude a meno 9% rispetto allo stesso mese del 2019, ultimo anno pre-pandemia. Un trend in miglioramento nonostante la situazione geopolitica, da ricondurre principalmente a tre fattori. La ripresa del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione sceso all'8,5%, i risparmi forzosi delle famiglie italiane, rimasti intatti durante la pandemia, che ora sono disposte a spendere per superare le scarsità imposte dal periodo recente, e infine l'allentamento delle restrizioni sanitarie legate a una voglia di normalità che spinge i consumi. Tuttavia, nel primo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo 2019, il mercato perde ancora terreno e chiude a meno 16%. Nei settori merceologici si raggiungono i livelli pre-pandemia, con il retail non food che chiude il mese di aprile a più 4,9% e la ristorazione a più 0,9%. Non c'è ancora ripresa per abbigliamento accessori, inflessione del meno 20,1%. Nei canali di vendita continua il buon andamento dello shopping di prossimità, mentre prosegue la flessione di outlet, centri commerciali e high street. A livello di aree geografiche si segnala ancora un buon andamento del sud, che consolida i consumi a più 1%, seguito da centro e da nord-ovest. Permangono segnali di sofferenza per il nord-est. Una giornata importante per il gruppo, presentiamo un piano industriale che abbiamo definito tempo nuovo, nel senso che parte una nuova fase, auspicabilmente con la pandemia alle spalle e speriamo a breve anche con le tragedie che ci circondano. È un piano che ha un respiro decennale, avrà come obiettivi quello di contribuire alla decarbonizzazione, alla trasformazione, diciamo, energetica e infrastrutturale del nostro Paese, lanciata dal Piano Nazionale Resilienza, lanciata dagli investimenti che l'Europa e il nostro governo sta mettendo sul tavolo. Quindi 10 anni per realizzare investimenti complessivi per circa 190 miliardi di euro, per raggiungere una quota di mercato di trasporto merci su rotaia pari al 20%, cioè quindi raddoppiare la quota attuale. Noi abbiamo il 50% di questo 20%, quindi passeremo dal 5 al 10, ma nella sostanza vogliamo spingere sul trasporto merci su rotaia, perché contribuirà a ridurre evidentemente le emissioni. Lavoreremo per facilitare il trasporto collettivo verso l'utilizzo dell'auto privata. E abbiamo quindi un orizzonte di 10 anni che ci consentirà di cominciare a incidere mettendo a disposizione 20% in più di capacità disponibile di trasporto treno. Come lo facciamo tutto questo? Lo facciamo intanto riorganizzandoci in casa,
ammettendo a fattor comune i mestieri che già facciamo e riorganizzandoli e riordinandoli, creando quattro poli sostanzialmente. Un primo polo sarà focalizzato sulla progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie e stradali, supportati da una grande società di ingegneria che è Italferr. Ci sarà un polo focalizzato sul trasporto passeggeri, dove avremo trasporto passeggeri sia su rotaia che su gomma. L'obiettivo è quello di rendere sempre più sinergici queste due forme di trasporto, definendole trasporto collettivo verso un trasporto individuale. Terzo polo sarà caratterizzato dalla logistica, che avrà il compito di agire come operatore di sistema e non solo di puro fornitore di un servizio o di un trasporto merci. Quarto punto, che riguarda il polo abbiamo definito urbano, in realtà ha l'obiettivo di ridefinire gli spazi che Ferrovie ha a disposizione, che non sono utilizzate dalle tratte principali, nell'ottica di rigenerazione urbana, di creazione di parcheggi, ma anche di valorizzare gli spazi non utilizzati per produrre energia. E qui viene l'altro grande obiettivo che ci siamo dati, e cioè di renderci autonomi dal punto di vista dei consumi energetici per il 40%. Un tour nazionale per portare le emozioni del padel in giro per l'Italia, il sostegno a 6 centri padel e la scelta di due ambassador, Lorenzo Di Giovanni, numero 1 del ranking italiano FIT, e la campionessa Emily Stellato. Banca Generali Private rafforza il suo impegno nel mondo dello sport e abbraccia il padel. A Milano ha lanciato il progetto It's Padel Time. Proprio la volontà di essere vicini al territorio per una crescita sostenibile ci ha portato a guardare una serie di sport che hanno questa attinenza, e il padel è quello che ci è piaciuto di più per i suoi tassi di crescita, per la vicinanza proprio alla comunità, perché sta esplodendo ovunque e perché avvicina tante persone diverse. Quindi per queste caratteristiche ci è piaciuta la sua finalità così ampia e la possibilità proprio per noi di trasmettere i nostri valori, di avvicinarci anche a un valore sul territorio. Un gioco molto immediato, per cui chiunque che insomma prende la racchetta in mano riesce immediatamente a divertirsi, perché diciamo dal punto di vista tecnico per iniziare è molto semplice, colpire la palla, ma è molto più facile iniziare subito a divertirsi colpendo tante palline e facendo da subito una partita. E prende tantissimo perché è uno sport molto tattico, per cui prende proprio la testa, diciamo. Cosa serve all'Italia per affermarsi ancora di più nel padel? Questa è una generazione che, come tutti i percorsi sportivi di talento, sarà quelli che saranno i precursori per aprire alle nuove generazioni che potranno dire la loro anche a livello internazionale. Perché è uno sport molto giovane, in Italia appena arrivato. Se pensate che Lorenzo Di Giovanni, che è il numero uno, ha cominciato a giocare solo 4 anni fa, e quindi potete immaginare, no, la possibilità di crescita che può avere i nostri talenti, che cominciano invece magari a 15-16 anni, che stanno cominciando adesso. Presidente, Galleria d'Italia finalmente anche a Torino, una grande apertura, un messaggio in questo momento assolutamente ottimistico e positivo. Sì, il messaggio è positivo perché noi abbiamo deciso di fare questo investimento 4 anni fa e lo abbiamo portato avanti, lo abbiamo concluso nei tempi previsti e nei modi previsti, nonostante la pandemia e la guerra. Questo dimostra, come ha detto Carlo Messina, che quando si ha l'organizzazione e quando si hanno le persone giuste si riescono a raggiungere gli obiettivi. Questo è anche un insegnamento per il nostro paese, per l'Italia. Noi abbiamo le persone giuste in Italia, lasciamole lavorare, aiutiamole a lavorare, aiutiamo quelli che hanno dei problemi a superarli. Lo possiamo fare, è ora di farlo. Capiamo che ci sono all'orizzonte dei problemi ancora più importanti, che sono quelli del cambiamento climatico. Cominciamo a risolvere immediatamente quelli che possiamo risolvere subito, che sono per esempio i problemi di un'Europa unita, i problemi di un rapporto con gli altri paesi del mondo. La voglia di vacanza vince su tutto. L'indice di propensione al viaggio torna allo stesso livello pre-pandemia e 23 milioni di italiani tra i 18 e i 74 sono intenzionati a partire nel periodo estivo, anche se in uno scenario caratterizzato da una certa volatilità. Infatti, di questi 23 milioni, solo 4 su 10 hanno già prenotato un viaggio, mentre per i restanti rimane per ora solo l'intenzione, che probabilmente si tradurrà in una prenotazione tardiva, se non addirittura last minute. Questi i principali risultati che emergono dall'osservatorio Confturismo Confcommercio nella rilevazione di fine aprile.
Da un lato, quindi, si assiste ad un vero e proprio nuovo stile di vacanza all'insegna della libertà di scelta e di cambiare idea. Dall'altro, si avverte un segnale di forte cautela da parte della domanda, anche perché ben 6 italiani su 10 si dichiarano preoccupati per le conseguenze dell'inflazione e del caro energia. In cima alle classifiche delle preferenze di vacanza c'è, come da tradizione, il mare, seguito dalla montagna e dall'esperienza culturale, in città e luoghi d'arte che includono i piccoli borghi. In aumento anche il raggio degli spostamenti, che il norma è indice di una maggiore propensione alla spesa. L'85% degli italiani sceglierà mete nazionali, in 6 casi su 10 al di fuori della propria regione, mentre il restante 15% programma un viaggio all'estero, che, per più dei 2/3, sarà in Europa. Per la vacanza principale, quella di 7 giorni o più a destinazione, gli intervistati dichiarano che spenderanno in media 1.080 euro, che si riducono a poco più di 600 euro per i break di durata inferiore da 3 a 7 giorni. Il Milan ha messo le mani sullo scudetto. Non l'ha vinto per l'aritmetica, ma per perderlo dovrebbe capitolare sul campo del Sassuolo. Leao e Hernandez, galoppata alla UEA e gol, hanno deciso la sfida con l'Atalanta. L'Inter è passata a Cagliari, dove Lautaro, doppietta, ha fatto la parte del Leone, giungendo a quota 21 gol. Contestazione in casa rossoblù. Il Napoli ha conquistato il terzo posto e salutato Insigne con una commovente passerella. Nella corsa per l'Europa la Lazio, in recupero con la Juve, cercherà di rafforzare la propria posizione anche senza Immobile. Sarri torna a Torino. Per i bianconeri un saluto poco glorioso al proprio pubblico. Addio di Chiellini e Dybala. La Roma, con il pareggio contro il retrocesso Venezia, corre qualche rischio. La Fiorentina affronterà nel posticipo una Samp già salva. Squalificato Amrabat, in campo Torreira. Vittorie significative del Torino a Verona e del Sassuolo nel derby col Bologna. Scamacca e Berardi capolavori. Per lo Spezia salvezza senza problemi, con successo a Udine. Nella corsa per restare in A, la Salernitana, che ha pareggiato a Empoli sbagliando il rigore decisivo, si salverà battendo l'Udinese. Un finale coi brividi. Il derby scudetto felicemente continua, riportando nel campionato, come tanto tempo fa, quella spinta agonistica che ha sempre qualificato il calcio italiano. Dopo gli anni della Juventus, che ci ha costretto a godere un solo spettacolo senza alternative, ecco che Milan e Inter stanno dando vita al finale di un duello travolgente. Molto bello tutto quello che si è visto, molto bello ed emozionante ancora di più sarà quello che vedremo nei prossimi 90 minuti. Il giudice primo di questo finale di campionato sarà il Sassuolo, la squadra che il grande Squinzi si è inventato, il grande Squinzi che era un tifoso rossonero di primo livello, e quindi si potrà vedere che cosa opporranno gli emiliani allo strapotente Milan. Da parte sua l'Inter se la vedrà con la Sampdoria e non credo che le si debba immaginare delle grandi difficoltà. Ecco, il finale di campionato, ripeto, è bellissimo. Peccato che ci siano alcuni momenti di commossa amarezza. L'addio di Insigne, che se ne va nella casetta in Canada. La lettera di commiato di Dybala, che io mi auguro possa restare per sempre nel calcio italiano, tant'è prezioso, la caduta del Genoa, l'antichissimo, il nonno del campionato, che si ritrova in Serie B e al quale diciamo con tutto il cuore arrivederci in Serie A.